il front engine, si apre la pompa. Attenzione, stiamo parlando di macchine che si possono vedere soltanto in una prova campionato europeo. Noi nelle prove ufficiali andiamo per blocchi di categoria. Tenta di attraversarsi la Camaro. Ha dovuto mollare un pelo, hai visto? Sì, sì, vediamo. Ha dovuto chiudere. SS, Fabio, hai notato un particolare? Dollari su dollari, Fabioso Rolli, burnout per entrambi. E adesso devono ritornare. Pubblico, ricordatevi, tutti mani sulle orecchie. Franco BF ci stupisce sempre. Io proverei anche l'applauso per la ragazza. Nel senso che vogliamo vederla ancora. Bravi. Bravo Candera. Da buon bergamasco. Paracadute 18.9 110 velocità d'uscita. Ci prepariamo con il buggy numero 27. La categoria dei 14 secondi della A3. Jean-Luc Jacot, Pontiac Lanza. Abbiamo ancora 10 posti a disposizione. 10 posti in fondo pista per le vetture. 317 Hervé de Maison dalla Francia su Pontiac Trans Am. Col 300 Miguel Azevedo dalla Francia col Dodge Challenger bianco. Sfida tutta americana sotto gli occhi dei ragazzi dell'American Motor Pavia. Sentite un litro ogni 100 metri. Ricordiamo tempo riferimento quella dei 14 secondi, tempo di reazione buono 0,4, 15,2, 14,2. Ho sentito 2,76. No, la velocità. Ma il lancio singolo il 276, François Franco-Peter Staurion dalla Francia, il suo Dodge Challenger SRT 8. Lancio singolo.
Con il 216 Yves Granger con la Osmobile, la bianca vettura molto interessante contro il generale lì. Il 216 pilota che arriva dalla Svizzera con il 200 pilota francese. Bob, nice little car. Max Bob da Cormano con questa Maggiolino Full Metal, nice little car, 2332 centimetri cubici, carburatore da 48, speriamo che funzioni. Sì, vediamo il Maggiolino in battaglia. No. Guarda quando cambia, si è un po' agitato in partenza, sì, ha fatto due impennate e ho perso tempo. Molto lontano dai suoi tempi. Ok, numero 210, Vincent Ribelle, da Nizza, Francia, sulla Dodge Dart. Le sfida la 206. Una ripresa. Sta prendendo. No! Devastante. Benoît Isdel dalla Comte de Provence della Francia con il Chevrolet Camino del 76 col 214, col 208 Carli Sacco Chevrolet Chevelle del 69. Ce l'ho. Fagli il video quando faccio. Steve Marconato dal Taglietto con la Pontiac Firebird, bel burnout per lui, ricordiamolo, ore 20 burnout, iscrizioni presso l'ufficio stampa in race vicino al gonfiabile dell'Harley Davidson, chiedere della nostra Marta per stasera la gara burnout alle ore 20 con la propria vettura. Mentre ricordiamo è possibile prenotare un lancio con il thruster di posto, però bisogna andare in fondo al paddock dove c'è il team francese Team Toxic, giusto? Pubblico per i Maggiolini! Siamo pronti per una grande partenza, restay stage, Made in Italy, colonna romana, Aurelio Papi. Ha lavorato sodo il pilota romano per avere una macchina molto performante, tempo di reazione alto, 11. Ha saltato il primo turno alle prove ufficiali per sistemare al meglio la macchina. Fabio Furia, 169, pilota dell'America Motor Pavia con il 116. E Nicola Ungorato con la Chevrolet Corvette gialla contro Fabio Furia.
Via. Ciao. Non ha guardato in faccia nessuno. Furia giù. Piede pesante. Vediamo il tempo. 0-6. Buono il tempo di reazione. 11-1. Buono. Ci stiamo avvicinando alle categorie più forti, alle categorie più spinte. Con il 104 Mario Canes da Nizza, dalla Francia, con la Chevrolet Corvette, con la vernice colore gold, oro. Con il 117 Claude Malin. Lo svizzero è partito molto bene, corsia di destra. Hai visto quella Corvette quanto cazzo? Minchia, bestie. . 126 arriva lo Strudel, il maggiolino Rafael Caruso dalla Francia, numero 126 lo Strudel, con 149 Claude Ferraud d'Antin dalla Francia, con la Pontiac Firebird del 76, la vettura grigia, vanno in allineamento. Grande partenza del maggiolino, da paura lo Strudel, sembra aver risolto i problemi di carburazione. Che partenza lo Strudel, andiamo a vedere il tempo di reazione. 0-4, buono. 11-9, sotto i 12 il maggiolino. Revenge, la riscossa dei maggiolini in questo secondo turno del partito. . 111 Giuseppe Liscetti da Nerviano con la Chevrolet Corvette nera, con il 153 Raffaele Corneo. Siamo nella categoria A1, quella dei 12 secondi. Occhi puntati al tabellone, tempo di reazione quasi uguale, 11-6, 10-4, velocità di uscita 100. . 127 Ivan Duchesne da Ginevra alla Svizzera, con il 151 Chevrolet Camaro ZL1 di Aprea. Senti, io sarei gasato in una maniera, una macchina così. Intanto dietro una delle vetture più stilose, la vettura numero 120, quella di Daniel Virgolin dalla Francia, la Ford Mustang GT350. Dai, c'è la telecamerina, guarda, c'è la telecamerina attaccata. È vero. No. Quattro volte campione francese Jean-Luc Arnaud Duvar dalla Francia, con la Ford Mustang numero 100, con il 110 Thierry Leverre con Dodge Coronet livrea orange. Dei 12 secondi. 06 buono il francese, 12 038, la macchina. Ancora vetture, equipaggi francesi, si spegne il pick-upi. Che si fanno casino. Fanno casino, Dani. Magari quello di penna. 129 Ivan Bousson, la Nimes della Francia, la Chevrolet Camaro nera. Ah.
Pavia, America Motor. Pavia. Milo, con la rossa e il presidente Fabio Cassinelli, Iaio. C'è in ballo una birretta tra i due. Anche Fabio Cassinelli è un bel piede a martello. Da cazzo. Sfida sul tempo del dorso. Del 72, prima volta qui arriva Lazzano. Alex, attenzione alla piccola macchina blu, è una delle macchine da battere. Per la prima volta arriva Lazzano, fa paura. Guardate la turbina, va sulla turbina. Noi ve l'avevamo detto di stare in tribuna, ma voi siete voluti andare via. Categoria 1090, abbiamo la Mercury Comet White Cat Race Machine. Contro quello verde con la Ford Consul. Sporcatina di Noss. Laurent Lévy da Nizza dalla Francia, la Mercury Comet del 64, la vettura bianca, ha quasi 50 anni. Attenzione alla partenza, andiamo nelle categorie pesanti. Avete sentito l'inserimento del protossido d'azoto della Ford Consul? Come saliamo? Andiamo a far fare l'allineamento, cercano di farli rientrare sulle stesse corsie dove hanno fatto il burnout per avere ancora più grip e sfruttare la gomma che hanno appena lasciato giù. Andrea Villi sembra aver riuscito a trovare il problema che aveva oggi nelle prove, ha sicuramente trovato il compromesso, lo vedremo da questo tiro, da questa seconda prova ufficiale. Fate bene attenzione all'effetto sulla gomma e il ricciolo e anche all'effetto della macchina che si muove durante le accelerate. La macchina si muove. Nico, mi sa che dà giù tutto, vuol vedere cosa fa la macchina, giù a cannone. Andrea invece cerca il tempo di qualifica. 9-9-9-9-28 per Andrea, 9 stelle laggiù. Abbiamo Romain Bouillard. Oltre a fare gara in categoria Supercoppa B1, lui è disponibile. Previo a mettere le mani sulle orecchie,